buonasera a tutti, ci troviamo al Molo Sud di San Benedetto del Tronto e questa sera proveremo a catturare spigole e corvini a fondo utilizzando delle canne da beach ledgering e come esca del gambero vivo. Dovrebbe essere proprio lei. No, non serve, è una bella corvina. Primo pesce della giornata, ecco una bella corvina. Proprio l'abbiamo catturata all'imbrunire, che è il momento, uno dei momenti migliori per catturare questo pesce qui. Ora la lasciamo viva, perché non è di quelle big. È partita. Il gambero va innescato dalla coda all'altezza del secondo anello. La punta dell'amo deve rimanere fuori, in modo da catturare sicuramente il pesce non appena appunto aggredirà il gambero. Si fa un piccolo lancio vicino di 5-10 metri. Appunto perché le corvine, soprattutto le corvine ma anche le spigole, vanno alla ricerca del gambero, che è l'esca utilizzata, proprio in prossimità degli scogli stessi. È piccolina. Questa è proprio piccola. Questa è una baby corvina che rilasceremo proprio immediatamente. Guardate che ha ingoiato il gambero, che non era assolutamente piccolo. La metto nel guadino e così, visto che gli scogli sono scivolosissimi, riesco a liberarla. È partita. Eccoci, siamo di nuovo a San Benedetto del Tronto. Ieri sera la pescata non è andata benissimo perché abbiamo avuto solamente due piccole catture di corvine. Stamattina cercheremo di rifarci pescando dei cefali, che dovrebbe essere una pesca più semplice. Purtroppo ieri le condizioni del mare sono state un po' disastrose, perché l'acqua era torbida, il mare è mosso e i pesci sicuramente hanno risentito di questa piccola mareggiata. E dal drone questo si può vedere benissimo, come potete vedere dalle immagini. E adesso pensiamo ai cefali e andiamo subito a preparare la pastura per attirarli. Prendiamo un po' d'acqua per impastare la nostra pastura. La pastura che andiamo a utilizzare oggi è la Maver Sea Ground Bait, che appunto è stata testata da me prima di entrare in commercio. È un'ottima pastura per il cefalo. È la Mare Fondo Bianca. Aggiungiamo un po' la volta dell'acqua. La mescoliamo bene. È sempre importante aggiungere poca acqua alla volta, altrimenti potremmo avere una pastura troppo liquida. Invece per il cefalo la pastura ci dovrà andare proprio sul fondo, quindi dovrà essere abbastanza compatta. In un altro secchio ho versato della sarda macinata con l'aggiunta di sale al 30%, perché qui a San Benedetto, essendo un porto peschereccio, i cefali sono abituati proprio a mangiare le sarde che cadono dai pescherecci, e quindi è molto importante avere una doppia pastura, perché certe volte rende di più quella a base di sarda e certe altre quella a base di formaggio bianca. Certe volte possiamo fare anche un mix tra le due pasture, quindi dobbiamo studiare un po' la situazione e decidere come pescare. Iniziamo a pasturare con delle palline grosse come un mandarino. Okay, prepariamo il nostro punto di pesca tirando diverse palle di pastura, in modo che appena saremo pronti magari riusciremo già a fare delle catture. Montiamo la nassa che servirà a tenere in vita i cefali che verranno liberati a fine pescata. Li andiamo a tenere appunto vivi in nassa perché, a parte che è sconsigliabile mangiare cefali
appunto del porto, ma comunque liberarli subito significherebbe anche un disturbo durante l'azione di pesca, perché magari portano via tutto il branco. Come montatura andremo a utilizzare una tolpit secca agganciata ad un microaggancio, a cui andremo ad attaccare un terminale a doppio bracciolo da 30 e 50 cm dello 010 e 6 dell'Elite Fluo Smart. Come ami andremo a utilizzare il modello Katana 1040 del numero 14. Come innesco utilizzeremo sia del pane francese che abbiamo precedentemente preparato, che della sardina fresca, e durante l'azione di pesca vedremo quale sarà la migliore. Separo la polpa dalla sardina, preparo un piccolo pezzettino e lo vado a mettere sull'amo. Facciamo uscire la punta in modo che appena il cefalo mangerà rimarrà ingannato dalla nostra isca. La taglia media del cefalo nel porto di San Benedetto del Tronto va dai 2 etti, diciamo, al chilo. Non è difficile incontrare anche durante l'azione di pesca esemplari più grandi, anche da 2 kg. Ora sondiamo il fondo per vedere appunto di pescare a un palmo dal fondo stesso. Alziamo il galleggiante, qui ci dovrebbe essere una profondità di circa 5 metri, la verifichiamo. Il galleggiante che andiamo a utilizzare oggi è un galleggiante da 1 grammo a goccia rovesciata. Ecco la prima cattura. Un cefalo non grandissimo ma combattivo. Questo è un cefalo non grande ma divertentissimo da pescare con la canna fissa. La canna che sto utilizzando è una canna fissa, è la Freccia SL600, una canna leggerissima ma abbastanza potente, quindi anche con pesci di grossa taglia, durante la fase di pesca sicuramente non avremo problemi. Ora pastureremo anche con un po' di sarda, e di solito quando si pastura con la sarda si hanno le catture dei cefali più grandi. Già oggi stiamo pescando in un porto e non aggiungo altro. Purtroppo non possiamo utilizzare il drone perché, rispettando appunto le leggi e trovandoci in un centro abitato vicino alle case, non possiamo utilizzarlo ed è un peccato, però va bene così. Ecco, mi ha starato e ne ho catturato un altro. Come avete visto, non appena ho sceso l'esca, il galleggiante non si è neanche messo in pesca perché il cefalo ha subito mangiato. Questo è un bel cefalo combattivo, è divertentissimo perché stiamo utilizzando la canna fissa, che è super precisa durante l'azione di pesca, ed è divertentissimo perché utilizziamo fili sottili e è appunto una tecnica molto sportiva. Questo cefalo non è grandissimo, però utilizzando una canna fissa appunto ci farà penare un po'. Però è più grande di quello precedente. Poniamo in nassa e appunto, come già detto, a fine pescata li lasciamo tutti vivi e liberi.
Visto che abbiamo molte mangiate, adesso provo a mettere il gambero perché rimane sull'amo e quindi ci aiuterà durante l'azione di pesca. Copriremo l'amo lasciando sempre la punta scoperta. Questo dovrebbe essere bello, oppure ne sono due. Ecco, sono due pesci, come potete vedere. Utilizzando il doppio amo spesso possiamo catturare la coppiola. Contrariamente a quanto si possa pensare, la pesca del cefalo non è solo una pesca prettamente estiva, ma appunto è una pesca che si può fare durante tutto l'anno. Magari troveremo delle giornate come questa di oggi in cui ci saranno tante catture, pur essendo d'inverno, e invece magari in qualche altra giornata con meno catture oppure con un cappotto. Però bisogna sempre provarci. Questo cefalo, come potete vedere, ha mangiato il gambero. Quando c'è mangianza di pesce piccolo è meglio mettere ad esempio un gambero, che è un'escadura che rimane più attaccata sull'amo e i cefali non riescono a portarla via. Riguardiamo un attimo la lenza, appunto composta da due braccioli. Abbiamo innescato su un amo della sarda e sull'altro del pane. Il cefalo un po' più grande, il secondo amo si era impigliato sulla pancia, ora si è strecciato, vediamo di tirarlo su. Ora che ha realizzato di essere stato allamato, sta tirando un po' di più. Guardate la bella azione, la bella curvatura della freccia che ci aiuta durante questa azione di pesca. Sembra molto esile, ma è veramente una canna potente. I pescherecci stanno rientrando in porto e qui possiamo dare fastidio a loro e quindi fra un po' andremo via. Questo penso sia il più grande che abbiamo pescato questa mattina. È stata una cattura discreta, non delle migliori, ma ecco, adesso ho realizzato forse quello che è successo. Come abbiamo detto già in precedenza, il finale sarà da 50-30 cm circa. Possiamo utilizzare sia il fluorocarbon che il nylon, ad esempio come l'SLR1 dello 0,10 di diametro. Ecco qua il nostro cefalo,
stato un bel po' combattivo. Già la taglia diventa interessante. Come avete potuto vedere, il galleggiano è andato a fondo, però sì, abbiamo pizzicato il cefalo, ma si è slamato proprio perché il cefalo è uno dei pesci più difficili da catturare, perché aspira l'esca, spesso la rifiuta mandandola via, e quindi non l'ho agganciato bene perché ho beccato proprio il momento probabilmente del rifiuto dell'esca. Eccolo, forse ne sono due. Eccoli qua, sono due, uno più piccolino, l'altro un po' più grande. Bene amici, questa giornata di pesca è finita. Ora liberiamo tutti i pesci, li togliamo dalla nassa. Ecco qua i pesci, che adesso una bella pescata. Ora li rilasciamo tutti vivi in acqua. Come avete visto, i cefali tutti vivi sono andati via, e ci vediamo presto a San Benedetto del Tronto. Alla prossima, ciao.